Salve a tutti, buon Natale a tutti, aspetto che entri qualcuno. Salve a tutti, allora sono qui per augurarvi buon Natale a tutti, ma ancora prima voglio presentarvi dei DVD che ho comprato, gli ultimi, di alcuni già avevo i film. Ma ho ricomprato dei DVD. Adesso veloce veloce, prima di lasciarvi e di farvi auguri di buon Natale, vi presento questi DVD che ho comprato. Ciao Pietro, ciao Laura, ciao Carmen, ciao Marcus, ciao Pare Official Sit. Allora, ecco qua, guardate, partiamo dal primo. Alien, ecco qua. Allora, ci sono solamente 4 film e non 6. E c'è Alien, Aliens, Aliens 3 e Alien la clonazione. Tutti e quattro i film. Nel 1979 gli spettatori di tutto il mondo urlarono terrorizzati quando Alien arrivò per la prima volta sul grande schermo. Con questi DVD si rivivranno i 4 capitoli della saga. Infatti si chiama, è un'antologia, guardate. Molto bella. Io ho comprato tutti i DVD che tra poco vedrete. Da Feltrinelli, quindi li troverete sicuramente là. 4 DVD, vi leggo, ovviamente lingua anche in italiano. È molto bello perché comunque è molto semplice, non è che ci sono chissà quante cose. Beh, ecco qua, vi faccio vedere anche l'interno. Guardate i DVD. Beh, Alien è un cult. Alien è un cult e quindi mi raccomando. Questo è il primo DVD, l'horror fantascientifico Alien. Poi passiamo al secondo. Il secondo film è Krampus. Lo vedrete anche questa sera, perché lo faranno, se non erro, in prima serata. Qui ci sono anche i contenuti speciali, gli errori dal set in questo DVD. Deluso dai litigi familiari, vi leggo la trama che continuano anche durante le feste. Il giovane Max smette di credere nello spirito del Natale, ma così facendo scatena l'ira di Krampus, un demone malvagio che punisce tutti i miscredenti. Tutti i simboli natalizi più famosi e amati assumono sembianze mostruose e prendono vita, assediando Max e i suoi familiari dentro casa e costringendoli a lottare per la loro stessa sopravvivenza. Ecco qua. Faccio vedere anche il dietro. Anche questo da Feltrinelli, quindi lo potete trovare là, ma penso che lo potete trovare da tutte le parti. Ecco qua, Krampus. Fatto. Andiamo al terzo, e qui c'è tutta la collezione. Guardate, La Mosca, Film Collection. Oltre 6 ore di contenuti speciali, di contenuti extra. Ci siete? Ecco, scusate che rimanete fermi là. Rimanete fermi là. Che devo caricare. Devo caricare il cellulare, altrimenti mi si spegne. Ecco. Allora, beh, noi non siamo così tecnologici. Intanto saluto tutti. Buon Natale, buon Natale, buon Natale. Allora, La Mosca. Guardate, anche l'esperimento del dottor K vedo con la mosca. Sì, perché ti dico Pietro e dico a tutti quanti voi, qua dentro troverete l'esperimento del dottor K non voglio sbagliare l'anno, ragazzi, del 58. Poi c'è la vendetta del dottor K, poi c'è la maledizione della mosca, la mosca 2 e poi ci sono gli extra. Ecco qua, li troverete tutti, tutti i film, eccoli qua. Allora, dell'esperimento del dottor K c'è commento audio sottotitolato, la biografia di Vincent Price, poi per la mosca c'è il commento audio sottotitolato del regista David Cronenberg, il museo di storia naturale di Brundtland, l'elaborazione delle scene, effetti video, le scene tagliate, le scene estese. Della Mosca 2 c'è il commento audio sottotitolato del regista Chris Wallace e dell'archivista storico del film Bob Burns. E poi c'è anche il diario di
insomma, di tutta la produzione del film della Mosca 2, il dietro le quinte della Mosca 2, il confronto tra storyboard e film, gallerie immagini e teaser. Ok? E poi, come disco extra, c'è La paura della carne, il making of della Mosca, le trasformazioni, il documentario retrospettiva sulla Mosca 2, The Fly Papers, documentario sul più spaventoso insetto mai volato ad Hollywood. Contiene quindi 5, vediamo un po', le voglio vedere insieme a voi, 5 cartoline da collezione. Le apro con voi, Ecco qua. Le guardiamo insieme. La Mosca 2. Vedete che bello. The Fly, la mosca. The Curse of the Fly. Ecco qua. Return of the Fly. Ovviamente le locandine di tutti i film che vedrete in questo cofanetto da collezione bellissimo. Ed infine The Fly. Ecco qua. Fantastico, no? E questa è la mosca, vi faccio vedere. 1, 2, 3, 4, ecco qua la mosca, eccolo qua, il grande Goldblum, ecco qua, la mosca 2, guardate, bellissimo, ripeto, da Feltrinelli li trovate, eh? Ecco qua. E poi abbiamo anche la storia all'interno, guardate. Questo è fantastico, questo cofanetto è fantastico, eh? Ve lo dico. Guardate, cofanetto fantastico questo. Guardate. Ecco qua. Poi, altro film. Intanto vi saluto tutti, siete tantissimi. Allora, Squirm, i carnivori venuti dalla savana. Per la prima volta in versioni restaurate in alta definizione, un classico dell'Eco Vengeance, il cinema degli animali assassini. Esordi alla regia di l'icona horror Jeff Lieberman, autore di pellicole cult con Blue Sunshine, Sindrome del Terrore, Just Before Dawn e Halloween Killer. Ecco qua. Allora, vi dico anche la trama. Una violenta tempesta batte i tralicci dell'alta tensione e getta la piccola cittadina di Fly Creek nell'oscurità più completa e in mano ai vermi. Le potenti scariche elettriche, infatti, riversandosi sul terreno, provocano una mutazione in migliaia di colonie di vermi, rendendoli voraci e aggressivi. Un giovane giunto in paese per incontrare un'amica è il primo ad accorgersi che la natura si sta rivoltando contro l'uomo, ma lo sceriffo del luogo è sordo ai suoi avvertimenti. Squirm, ragazzi, lo vedi da piccola tantissimi anni fa, ve lo consiglio, è bello. Troverete una cartolina anche qui da collezione, c'è il commento audio sottotitolato con il regista, trailer TV spot, il making of e tante altre cose, la galleria fotografica, i spaghetti Lieberman, intervista esclusiva al regista sulla genesi di Squirm, e c'è il Jeff Lieberman's World of Horror, intervista esclusiva vintage al regista sulla sua carriera, spot radio, insomma, troverete di tutto da vedere. Anche questo, Squirm, ecco qua. Poi adesso salveremo la diretta, ok? E poi ancora, penultimo, The Omen, contiene oltre 8 ore di contenuti extra, oltre 8 ore. Vi ricordate il piccolo Damien? In una nuova versione rimasterizzata e ricca di contenuti speciali inediti di 4 film della serie classica sull'anticristo Damien, il presagio del 76 diretto da Richard Donner, interpretato dai leggendari Gregory Peck e Lee Remick, racconta la nascita dell'anticristo. Poi c'è La maledizione di Damien del 78 di Don Taylor, con i premi Oscar William Holden e Lee Grant, la sua adolescenza, e Conflitto finale dell'81 di Graham Baker con Sam Neill,
dove c'è la sua ascesa al potere. Nel quarto capitolo, Presagio Infernale del 91, assisteremo invece all'avvento di un nuovo anticristo, questa volta femmina, e quindi il terrore continua. Sono tutti DVD, Pietro, tutti DVD, non ho il Blu-ray, ahimè, non ho il Blu-ray, quindi compro DVD. Questi sono tutti DVD. Di alcuni di questi credo che c'è anche il Blu-ray, di alcuni di questi mi sta confermando Marcus, ci sono anche i Blu-ray di questi, quindi assolutamente. E contiene quattro cartoline da collezione. E il presagio, la maledizione di Damien, Omen 3, Omen 4... Quindi questa è la cosa più importante da dire. Vediamo un po' se ci sono altre cose da dirvi. Ci sono contenuti extra su tutti e quattro i film, naturalmente. Non vi sto a leggere, eccoli qua. Ecco qua. Ci sono una marea di contenuti extra. The Omen. Tutta la saga. Eccola qua. I quattro capitoli. Ed infine... ultimo, ma non ultimo per importanza, i Tremors, la collezione completa, include tutti e sei i film, Tremors, Tremors 2, Tremors 3, Tremors 4, Tremors 5 e Tremors e Cold Day in Hell. Non c'è l'ultimo, che naturalmente ancora deve uscire in DVD, che credo che uscirà proprio quest'anno. Ecco qua, Tremors, guardate, anche questo potete trovare, ripeto, io ho comprato tutto da Feltrinelli. Però, insomma, penso che si troverà da moltissime altre parti. Preparatevi a un fenomeno cult classico tra i più amati dal pubblico, con tutti e sei film ricchi d'azione. Tremors, disponibili in Tremors la collezione completa, rivivete le avventure con il cacciatore di Gabroit, Bart, mentre combatte contro i minacciosi giganti mostri mangiatori di uomini in una lotta per la sopravvivenza contro la generazione distruttiva delle creature più letali del pianeta. La collezione, lo ripeto, ha Tremors 2, Tremors 3, Tremors 4, Tremors 5 e Tremors e Cold Day in Hell, con la partecipazione di Kevin Bacon, Fred Ward, Reba McEntry e Jamie Kennedy. La collezione offre risvolti inaspettati, effetti speciali che fanno tremare la terra e brividi esplosivi. Ecco qua, su Amazon era in offerta pochissimo lo scorso mese, lo volevo prendere poi, però sembrava carino. Eh sì. Sto leggendo se ci sono anche contenuti speciali, vi faccio vedere intanto uno, ce l'ho, ecco qua, comunque tutti i DVD, vi faccio vedere anche i DVD, eccoli qua. Bene, allora facciamo un rapido, allora vi ho presentato, vado così, Alien, i quattro film. Quindi Aliens, la clonazione. E uno. Krampus, che faranno questa sera anche in prima serata. E due. Ma è sempre bello tenerselo. Omen. The Omen. Tutti e quattro i film della saga. Il presagio, la maledizione di Damien. Omen 3 e Omen 4. Tremors. Tutti e sei film, 1, 2, 3, 4, 5 e l'ultimo, Tremors e Cold Day in Hell. Squeer, se vi piacciono dei vermi assassini, ecco, Squeer. E poi, la mosca, ecco qua. La mosca, e anche qui c'è tutto. C'è l'esperimento del Dottor K, la vendetta del Dottor K, la maledizione della mosca, la mosca, la mosca 2, insomma, tutta la grande saga. Tra film originali, remake e via dicendo. Allora ragazzi, vi auguro buon Natale. La nostra prossima diretta sarà il giorno di Santo Stefano, dopo domani il 26 alle 21.30 con Steve Slasher, per parlare del podio della sesta edizione degli Ore d'Orrore Awards. Quindi torneremo sabato. Bene, brava, grazie fidele Juventino. Noi ci vediamo, vi auguro buon Natale, veramente che siano delle feste speciali, molto più speciali degli anni scorsi, visto il periodo che stiamo vivendo. Vi voglio veramente bene, cari mostriciattoli. Ore d'Orrore vi fa ancora, tutto lo staff di Ore d'Orrore vi fa gli auguri, e ci vediamo sabato e sera alle 21.30, ok? Quindi mi raccomando, vi aspetto sabato e sera per parlare di Ore d'Orrore e Worse, di chi ha vinto, di chi è salito sul podio della sesta edizione. Ciao, 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 ciao. Buon Natale!